direttamente da una delle collection di musica preferita degli scrittori, in particolare da una trasmissione della BBC che è proprio dedicato ai dischi che si portano su un'isola deserta. Questo era Sam Cooke con Shake, uno dei brani preferiti di Stephen King, e al telefono abbiamo Loredana Lipperini. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno, ma che bello l'accostamento. Uno dei brani preferiti da Stephen King e chiamate me. Cioè, casuale, totalmente casuale, come anche il titolo del tuo nuovo progetto, totalmente casuale. È molto casuale. Cose molto preziose. Sì, sì. Cose molto preziose. Molto preziose. Allora, intanto sono molto contenta, Loredana, che tu sia con noi e sono anche molto contenta che tu, a parte stai facendo una marea di cose che forse veramente se avessi fatto ancora la radio in questo momento saresti, penso, non lo so, sfumata via per la quantità di roba. Sarebbe stato un po' più complicato, diciamo così. E tra le varie cose belle c'è questo Cose Molto Preziose. Cosa ci racconti di questo nuovo progetto? Allora, questo è un progetto che in realtà mi ronzava per la testa da un anno almeno, cioè da quando si avvicinava il momento in cui, come sapevo, avrei dovuto lasciare Radio 3. Mm-hmm. E una cosa mi piaceva portare con me, o continuare a fare per meglio dire, la conversazione con gli autori e le autrici. Perché molto spesso chi fa un podcast o fa una trasmissione radiofonica, insomma, monologa un po'. Per me in tanti anni invece l'incontro con chi ha scritto un romanzo o un saggio consiste non solo nel dialogo ma nel cercare di andare oltre le ragioni schematiche che a volte si dicono, no? Quando si fanno le interviste classiche, mm-hmm. Insomma una vera conversazione, e pensavo come potrei, con chi potrei farla. Mi è venuta in mente Emmons, quasi automaticamente, perché avevo già collaborato con loro leggendo due romanzi e un racconto di Shirley Jackson, mm-hmm. E loro hanno accolto la proposta, devo dire, con grande entusiasmo. Dunque, Cose Molto Preziose è un'intervista per ora settimanale all'autore o autrice di un romanzo o di un saggio, di 25 minuti circa, mm-hmm. Più gli ultimi 3-4 minuti dedicati alla riscoperta, al rilancio di un libro di ieri che ha a che vedere in qualche modo anche ampio con invece la novità appena presentata. Direi tutto qui, ma non è mai tutto qui. Sì, perché poi c'è una componente anche di dialogo perenne con le persone che ti seguono, che poi fanno parte un po' di questo book club virtuale, che poi non è mai virtuale, perché immagino che un contatto ci sia. Già questa sera, per esempio, che c'è un po' la presentazione di questo progetto alle 18:30 alla libreria Spazio 7 di Roma, già lì c'è un contatto con queste persone che in effetti un po' è un allungamento, un prolungamento del tuo contatto radiofonico. Ma questo è qualcosa che io ho imparato negli anni proprio da Radio 3, in particolare da Marino Sinibaldi, quando lui sosteneva che era importantissimo uscire dalla radio, mm-hmm. E andare a incontrare le persone nelle piazze o nei teatri, insomma nei luoghi che sarebbero stati disposti ad accoglierci. È per questo che io non mi risparmio, come dici tu, e salto regolarmente su un treno o sull'altro. Ed è per questo che sì, ci sarà un prolungamento, assolutamente sì. E la mia idea era di incontrare una volta al mese i lettori e le lettrici di una libreria indipendente o di una biblioteca in giro per l'Italia, proprio per parlare di libri, per, mm-hmm. parlare di quelli presentati durante Cose Molto Preziose, ma anche di altri che eventualmente si aggiungono a questo elenco, che ovviamente non potrà che essere parziale. Io ricordo, certo. sempre che in Italia si pubblicano più di 80.000 novità all'anno, quindi non riuscirò mai a raccontare tutti i libri che escono e sarà durissima fare una selezione, lo è già. Invece, per quanto riguarda il titolo, un riferimento ovviamente a Stephen King, ci saranno anche delle puntate nel senso dei tocchi all'interno del genere horror? Ma quello sempre. Cioè, io non ho mai fatto distinzioni tra letteratura mainstream e letteratura cosiddetta di genere, anche perché non ho mai creduto che i generi abbiano ancora senso, sono una categoria novecentesca. Quindi, così come non la facevo, anche battagliando un po', magari, quando conducevo Fahrenheit, a maggior ragione ora che sono, diciamo, sola al comando insieme agli amici di Emmons, ovviamente alla fantastica squadra di Emmons
e di B per banca, vorrei sottolineare. Esatto. Certo. Ecco, a maggior ragione non vedo perché porre un discrimine in cui io non ho mai creduto, anzi sempre fatto di tutto affinché fosse abbattuto quel discrimine. Quindi sì, horror, gialli, fantasy, draghi. Draghi, tanti draghi. Senti, la forma podcast, come ci sei trovata? Ovviamente è un po' diversa dalla radio, ma forse neanche tanto. No, non è diversa. In realtà no, cioè intesa così. Poi io, allora, per Radio Rai io ho fatto due podcast di tipo narrativo. Omissis e Giorgiana. Tra l'altro bellissimi, veramente belli. Li consiglio quelli sempre sono tanto. Un'altra cosa però, quelli sono una... drammatizzazione narrativa. E in questo caso, e su questo il mio progetto, quando l'ho discusso con Emons, è sempre stato identico. Noi dobbiamo ripetere la formula che sembra consumata, ma non lo è affatto, di far parlare gli scrittori e gli scrittrici. Perché io credo che ci siano moltissime discussioni sui libri, per carità benefiche, poche informazioni sui libri. In realtà, quindi per me è sempre stata la parte più importante del mio lavoro, quella in cui non si dice io per nessun motivo, ma si cerca di far dire a chi ha scritto un libro perché l'ha scritto in quel modo. A me sembra un'informazione che per chi legge è importante. Sicuramente è un po' anche quello che facciamo noi, diciamo, nel nostro piccolo su Letture Metropolitane, intervistando appunto autori e autrici. Giovanni, hai un'ultima domanda? Sì, a proposito di voci, a voci altre, nella tua esperienza, quante cose e cosa hai imparato leggendo i feedback degli ascoltatori, delle lettrici, dei lettori, attraverso anche i diversi canali e anche il diverso tempo? Cosa hai imparato? Ma si impara sempre, anche perché, devo dire la verità, io sono in rete attraverso il blog ormai da quasi 20 anni, a novembre saranno 20 anni di letteratura. Quindi l'interazione con chi scrive, e quindi scrive anche sui social dopo, e quindi mandava anche gli sms e i WhatsApp a Fahrenheit, insomma era già presente. E che posso dire, si impara sempre dagli altri, certo. Ci sono anche gli eccessi, diciamo così, e chiunque frequenti un social lo sa benissimo, ma sono sempre una parte minima rispetto alle curiosità, soprattutto. Alle curiosità, alle domande, al desiderio di sapere di più, ma anche di informare. Io avevo un ascoltatore che rimpiango tantissimo, si firmava Giovanni da Marsala, e che era straordinario perché trovava sempre la citazione giusta. Quasi sempre da un poeta dell'antichità classica, greci soprattutto, però era un grandissimo conoscitore di Kafka, era un uomo di una... perché ahimè non leggo i suoi sms, però ci scriviamo ogni tanto, perché quello sì, quello è un arricchimento senza pari, cioè sapere persone che ti dicono quel che tu non sai, che è un atteggiamento che noi dovremmo avere sempre e a qualsiasi livello, essere curiosi, cercare di imparare dagli altri. Chi si propone come colui o colei che tutto sa, a mio modestissimo parere, commette un grave errore. E poi si rivela per la pochezza. Sì, esatto, e poi si scopre, no, alle gambe corte questo. Grazie mille a Loredana Lipperini. Se siete curiosi, ovviamente seguite tutti i social di Loredana, ma anche Emons, e i dettagli fisicamente, per chi vorrà, stasera alle 18.30 a Spazio 7, se siete a Roma. Però insomma è molto fluido tutto questo, ecco. E poi dal 16 ottobre ovviamente... mi verrebbe da dire in onda, online, ma è la stessa cosa. Ovunque, mettiamo ovunque. Grazie mille Loredana Lipperini. Abbiamo pensato a questo punto, visto che Sam Cooke è uno degli autori preferiti di Stephen King, siamo sul... diciamo, è una scelta un po' più facile, quella dei Ramones, perché viene subito in mente Pet Sematary, è sempre Stephen King, però so che in generale tu ami anche molto il punk, quindi anche come attitude. In particolare i Ramones li ho, diciamo... rotta una consuetudine quando il 28 giugno mi sono congedata dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori di Fahrenheit, invece della sigla è andato esattamente il pezzo. Magnifico. Sarebbe bello avere la musica di Loredana Lipperini. Se prima o poi hai voglia di fare una tua libreria musicale, noi siamo qua. La porta è aperta, ci vediamo presto. Grazie mille, a presto. Grazie di cuore. Ciao, buona Loredana. Giornata. Grazie.